noi siamo tutti suoi figli e con orgoglio ci diciamo figli di Maria, figli di questa madre, e vogliamo portare la devozione a Maria, questa buona e tenera madre ovunque, per far sì che la devozione al suo cuore immacolato, senza macchia, possa tornare ad essere centro per tutti coloro che si dicono cristiani, di Cristo. Non si può dire di amare Cristo se non si ama profondamente Maria. E così nel momento in cui si ama Maria, si ama Cristo, vi è un'unione inscindibile tra Cristo e Maria, tra Maria e Cristo. Anche il Vangelo oggi proclamato ci parla della nascita di Cristo, nulla il Vangelo dice a proposito della nascita di Maria. Nulla è scritto in merito a ciò, e quindi si medita la nascita di Cristo per poter tornare e meditare al momento in cui questa creatura, questa bimba è venuta alla luce, senza voler ora soffermarci sul momento temporale esatto in cui questo è avvenuto. Noi vogliamo concentrarci sull'essenza e la sostanza di ciò che rappresenta quel momento, questo momento che vogliamo vivere e attualizzare per poter contemplare l'opera più bella del Creatore, Maria, l'opera più bella, il capolavoro di Dio. Questo vogliamo meditare oggi, e lo vogliamo meditare per poter attualizzare per quanto ci è possibile tutto ciò che Maria rappresenta per la cristianità e per noi suoi figli, affinché ciascuno di noi sempre più sia animato ed invogliato ad imitarne le virtù, per poter mettere in pratica tutto ciò che Maria ha fatto, tutto ciò che Maria rappresenta per la storia della salvezza, Cristo e Maria, Maria e Cristo, Cristo il Redentore, Maria la Corredentrice. Maria è parte della storia della salvezza, il Padre l'ha incoronata regina del cielo e della terra, e noi sappiamo che con il Figlio per il Figlio e nel Figlio Maria salva. Maria concepita prima del tempo, conosciuta da sempre dal Padre e per questo preservata dal peccato originale, da ogni macchia di peccato, è da sempre in relazione con il Creatore. Ecco perché nel momento in cui ha aperto gli occhi, ha emesso il primo vagito, il creato ha esultato. La storia della salvezza da quel momento ha avuto inizio, perché tramite questa bimba, questa donna, il Salvatore sarebbe venuto in quest'umanità e avrebbe potuto farsi conoscere, per poter attrarre tutti quanti a sé, per poter tracciare la via che i figli di Dio avrebbero dovuto seguire per raggiungere in modo diretto la salvezza. Ecco l'unione tra la madre e il figlio, tra il figlio e la madre, l'unione che mai si è spezzata e che mai si spezzerà, perché lo spirito di Cristo e lo spirito di Maria sono vivi. Uno spirito vivo che procede nella storia, per poter entrare nel cuore di tutti coloro che vogliono imitare Cristo nella totalità, per entrare nel cuore di coloro che vogliono imitare Maria nella totalità. Grande mistero, il mistero di Maria che il Padre ci ha voluto donare. Che si è voluto donare una madre, che non ha voluto tenere per sé, ma l'ha voluta donare a noi affinché Maria potesse essere riconosciuta come madre universale, non solo regina, ella è, ma madre universale. Madre di tutti i viventi, di tutto ciò che vive, di tutto ciò che è, perché Maria è, e questo è ciò che conta. Chi vuole vivere lo spirito di Maria venga qui, chi è alla ricerca e vuole indagare tutto ciò che riguarda Maria. Ogni dettaglio della sua vita, della sua esistenza venga qui.